Manolo Portanova dovrà attendere fino al 6 dicembre per conoscere il proprio destino. Il GUP del Tribunale di Siena, dopo un'intera giornata, ha scelto di rinviare la decisione sul caso di presunta violenza sessuale di gruppo, che vede coinvolto il calciatore del Genoa e altre tre persone, tra le quali un minorenne. Oltre al giocatore, sono implicati suo zio, Alessio Langella, e Alessandro Crappiello. Ritengo che da stamani alle 9, con quelle brevi e piccole pause, il giudice abbia dovuto prendere definirei una pausa di riflessione per se stessa, per poter decidere, in quanto gli input che gli sono stati forniti sono vari e su larga scala, perché il fatto comunque è stato sviscerato, ma anche sono state sviluppate tutte le varie singole posizioni. Come ho sempre detto sin dall'inizio, io questa storia ha dei grandi buchi, soprattutto nel racconto della persona offesa. La vicenda è scaturita dalla denuncia di una giovane di 22 anni che, dopo una serata passata in compagnia di Portanova e dei suoi amici, risalente alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, aveva raccontato di essere stata violentata. Praticamente questo è stato un processo nel quale abbiamo dovuto analizzare tutte le varie questioni, dai telefoni, dalle testimonianze. Praticamente è stato un processo in cui abbiamo dovuto ripercorrere quelle 24 ore, quelle 48 ore e analizzare ogni singolo dettaglio. Le difese hanno sempre sostenuto che il rapporto fosse stato consenziente e così hanno fatto anche oggi, chiedendo la piena assoluzione. Per quanto riguarda il mio assistito, ho chiesto in un luogo a procedere. L'accusa, rappresentata dal PM Nicola Marini, aveva chiesto 6 anni per Portanova e Langella, che avevano optato per il rito abbreviato, e il rinvio a giudizio per Cappiello.